Cari fratelli e sorelle, in mezzo a noi la mamma si sta ascoltando e sta pregando con noi, sta vivendo con noi questi momenti di gioia, questi momenti anche di attenzione che dobbiamo avere per aiutare i fratelli, aiutare il mondo, aiutare la Chiesa e aiutare lei che è molto preoccupata per tutti noi, per tutto il mondo. Da 16 anni la Madonna in mezzo a noi e anche oggi ha parlato a noi, a tutti i presenti e i non presenti, ha parlato a tutti gli uomini di buona volontà, ha parlato perché la sua parola scenda da questo monte e raggiunga tutti gli uomini, ha parlato perché lei deve parlare, oggi la Madonna deve parlare, perché ci sono troppe parole, troppe chiacchiere fatte da noi, da molte persone, da politici compresi, professori, maestri, studiosi, ma le parole che lei dice nessuno le dice. Sono parole che si imprimono dentro di noi e ci possono solo fare del bene. È un grande miracolo quello che è avvenuto, fratelli, oggi. È un grande miracolo quello che è avvenuto tutte le volte in cui lei si è manifestata qui. Lei ci dà la sua parola, ci dice qualcosa che non può rimanere soltanto dentro di me, ma deve essere scritto e deve rimanere poi per tutti voi. Deve andare a tutta l'umanità, queste parole che partono dalla bocca di Maria, ma dal cuore suo. Quando ci parla la Madonna, ci parla di cose serie. E capiamo non solo che lei ci accoglie tutti nel suo braccio materno, ma ci chiede anche di capire il peso che sta portando nel suo cuore della perversione di questa umanità, di questi uomini. Perversione, dice, degli uomini che perseguitano Dio. Poi ancora ci dice la Madonna, preparatevi con la Chiesa a vivere un grande evento, il giubileo della riconciliazione tra Dio e gli uomini e degli uomini tra di loro. Sono espressioni di Maria che vuole ripeterci che lei è la regina dell'amore e noi dobbiamo avere tanta tenerezza con noi stessi, come la Madonna ha con noi, lei con noi, una tenerezza materna. E questa tenerezza dobbiamo adoperarla anche tra di noi, che è un segno di amore, è un segno di rispetto, è un segno di riconciliazione. Ma la riconciliazione del mondo deve avvenire, degli uomini con Dio e Dio e tra gli uomini stessi. Una riconciliazione perché altrimenti non viene la pace. L'uomo, gli uomini non sono nella pace, le famiglie non sono nella pace, i nostri cuori sono sconvolti per quello che vedono e quello che soffrono e che provano. Dobbiamo trovare un grande significato di queste parole che c'è senza dubbio, perché è lei che parla, Maria. Per questa generazione, dice, la mia presenza è la dimostrazione, la verità che il Padre vi ama, che ha ancora compassione di questa generazione. La Madonna vuol dirci che Dio manda lei per dirci di tornare nella strada di Dio, per dirci che la preghiera, che la conversione, la fede è colei che ci salva. Ma dice una frase molto importante la Madonna, proprio significativa per questi tempi, fratelli. Quando dice che questi mali del mondo possono essere tolti con la nostra conversione, la nostra preghiera. E allora i mali del mondo sono tanti, sono forti, terribili. Non possiamo debellarli con la medicina, possiamo soltanto toglierli perché è Dio che li toglie attraverso la nostra preghiera, la nostra conversione. Lei sta male per questo mondo che soffre. Dio sta male, dice, e il mio cuore soffre
insieme a quello di Dio, ma soffre per l'assenza di Dio dai cuori, dalle istituzioni, dalle nazioni e dalle famiglie. Questo mondo si è impoverito della grazia e dell'amore, è diventato povero spiritualmente, e la Madonna ci manda, vuole che siamo noi le fiaccole ardenti, il sale di questa terra, la luce che porta luce. Per il nostro grande cammino abbiamo bisogno, Signore, del tuo Spirito. E la Madonna dirà questo oggi a Gesù. Gesù, non hanno più fede. Questo popolo di Dio non ha più speranza. Si è abbandonato la carne. E Paolo diceva, San Paolo, chi è con la carne muore con la carne. Chi è con lo Spirito vive con lo Spirito. Mezzo mondo ormai sta morendo con la carne, fratelli. E la Madonna ci dice, accorgetevi, aprite gli occhi, siate svegli. Siate miei imitatori. Oggi noi vogliamo imitare la Madonna in questa giornata meravigliosa che la Chiesa ci offre, la nostra Chiesa. Maria Immacolata. Cosa vuol dire questa Immacolata? Colei che è pura, colei che è senza macchia, colei che può, è l'amica di Dio che ha ricevuto tutto da Dio per tutta l'umanità, per distribuirla a tutti noi. Lei l'ha ricevuta perché lo ha meritato, perché Dio si fida di Maria, si è fidato di Maria, la piena di grazia, colei che non ha mai sbagliato, colei che non è mai scesa a patti con il mondo, colei che ha tirato dritto nella sua strada, colei che ha fatto la volontà di Dio. La Madonna ci chiede oggi la volontà di Dio. Ecco quindi che la Madonna ci risveglia a una fede pura, una fede santa, una fede immacolata, per poter camminare in questo mondo senza contaminarsi, dice lei, senza sporcarci come facciamo oggi noi con i nostri peccati. In fondo la Madonna oggi, fratelli, ha bisogno che noi aumentiamo la nostra fede, ha bisogno che ci arricchiamo di questo dono che lei ci ha fatto del suo Gesù. Vuole che noi, palpitanti di amore, in cerca di gioie, in cerca di realtà vere, vuole darci la sua realtà, quella realtà più vera che non c'è nel mondo, il suo figlio Gesù. Saremo nella gioia, in una gioia che è diversa, differente da quella che sentiamo in questo momento dei nostri giovani che esultano, che gridano, che cantano, ma è una gioia molto diversa. La gioia che viene dal cielo. Se tu fai questa vita, dice Maria, se camminerete in questa strada troverete gioia. È venuta, fratelli, per togliere i dolori, è venuta per guarire le malattie, ma prima ancora è venuta per dirci il perché delle nostre malattie e dei nostri dolori. C'è un perché. Abbiamo sbagliato molte cose. Fratelli, di fronte a quello che vediamo oggi, in tante discoteche piene di giovani, che bellezza, quanta gioventù, che magnificenza, quanta grazia di Dio, quanta bontà di Dio, quanta vita! Nei campi da calcio oggi sono pieni, quanta vitalità, quanta vita! Ma non c'è la gloria di Dio dentro in quelle discoteche. Non c'è la gloria di Dio dentro in quei campi da calcio! Ma dov'è allora la gloria di Dio? Qui in mezzo a noi sta la gloria di Dio. Quando tu preghi col rosario in mano, vuoi cambiare vita, il tuo amore si riempie nella tua vita. Allora questa è la gloria di Dio, fratelli. Tutto il resto è menzogna. Gratifica solo la carne. Porta delle piccole cose nel giorno, nella quotidianità. Ma resta poi le cose come sono. Bisogna insieme, fratelli, camminare volendoci bene. Accorgersi della sofferenza degli altri, e questa ce l'insegna il Cristo, colui che ci ha portato Maria, e colei Maria che ci ha portato a Lui. Sempre venendo ai piedi di Maria, lei ci porta ai piedi di Cristo, e oggi abbiamo bisogno di portarci ai piedi di Cristo,
L'Italia e l'Europa oggi ha bisogno di portarsi ai piedi di Cristo, inginocchiarsi e chiedere perdono, saper piangere ai piedi di Cristo. Troppe ne abbiamo combinate, fratelli, tutti noi. Quando le abbiamo fatte e quando non le abbiamo fatte, quando le abbiamo visto e quando le abbiamo taciute. Si sta facendo sera per l'Europa, non capisce più quello che deve fare, quello che sta facendo e quello che vorrebbe fare. Certo è che ha intrapreso una strada che è pericolosa, pericolosissima. L'Europa e il mondo oggi si trova in un letto di morte, con un sacco di problemi, perché ha sbagliato molte vie e molte strade, ha sbagliato molti percorsi, ha voluto sbagliare, non ha ascoltato la voce di Dio, non ha ascoltato il Vangelo e il richiamo del Papa. La Madonna si mette a fianco a queste voci del Papa e della Chiesa e ci chiama come madre della Chiesa a rinnovare i nostri voti di fedeltà al Vangelo, ma soprattutto di fedeltà ai comandamenti. Ecco, fratelli, dobbiamo domandarci il perché. L'Italia, che era la casa della culla del cristianesimo, è diventata poi la camera dell'inferno, dove regna il demonio, dove tante cose non sarebbero permesse e l'uomo le fa. Quante prostituzioni, quante ragazze. Ma come si prostituiscono? Allora trovano degli uomini, sì, sempre degli uomini pronti a comperare questa loro carne, sempre pronti a pagare. Quale peccato, fratelli, quale rovina, quale abbassamento della vita. Che cosa abbiamo fatto in questi ultimi anni? Molte cose che non vanno bene. E la Madonna è venuta a dirci: tornate indietro, mettetevi nella via stretta, perché la via larga è la via della perdizione. E noi invece, soprattutto il popolo italiano, la stragrande maggioranza, e questi anche cristiani cattolici battezzati, hanno preso con tanta facilità la via della perdizione, dove c'è tutto, dove si può tutto, dove si trova tutto. Ma questi giorni stanno terminando, fratelli. State allerta, perché stanno terminando. Finito il tempo della grassa, viene la magra. Stiamo indirizzandoci verso il tempo delle magre. E voi capite cosa vuol dire. Bisogna che stringiamo i denti. Bisogna che ci mettiamo insieme. Bisogna raggiungere quella meta di perfezione che il Signore vorrebbe, che vuole, che desidera. È quella di essere attenti ai comandamenti di Dio, ai precetti della Chiesa, alla legge per cui ci è stata data quando abbiamo deciso di seguire il Cristo, nostro Signore. Che seguaci siamo se facciamo quello che vogliamo? Che seguaci siamo noi cattolici oggi? Quali cattolici? Quali cristiani, fratelli? Vergogniamoci di chiamarci con questo nome. Quando non siamo capaci più di digiunare, non siamo capaci più di pregare, non si va più in chiesa, si fa quello che si vuole. Vergogniamoci di essere cristiani. Essere cristiani vuol dire non solo fare la via Cruci, ma dalla via Cruci attrarre qualcosa che serve alla vita. Questa preghiera, questo sacrificio di oggi non è soltanto fatto per chiedere a Maria la nostra guarigione fisica, ma soprattutto questo piccolo penitenziario che è la via Cruci deve servirci a cambiare vita, a essere più attenti e fedeli a quello che il Vangelo ti insegna, che è quella dell'umiltà, è quella dell'attenzione agli altri, è quella dell'accoglienza, è quello dell'amore, è quello della carità. Sì, fratelli, tanta carità. Carità verso noi e verso gli altri. Cambieranno le storie, certo, piano piano. E la Madonna annuncia a Fatima: alla fine il mio cuore immacolato trionferà. E noi sappiamo che trionferà. Noi siamo tanti consacrati a lei. Se c'è qualcuno in mezzo a noi che non è ancora consacrato, cioè affidato a Maria, fatelo questo affidamento, fatelo, fratelli.
fatelo perché il tempo sta per scadere. Non c'è possibile trovare giustizia in questo mondo, non è possibile trovare pace in questo mondo, non è possibile attraverso questi uomini trovare la felicità, la giustizia, non la trovate. Abbiamo esperienze di decenni, di centinaia di anni. La trovate solo in quel Cristo, in quella Maria, madre nostra e madre di Gesù, che è venuta a insegnarci quella strada meravigliosa. Ma non solo insegnargela, ci hanno preceduto nel segno della fede, con tutta la loro vita. Il Cristo poi, che meditiamo presto nella crocifissione con la Pasqua, capiamo e vogliamo capire sempre di più quanto ha dato per noi tutti, per la nostra salvezza. Già, ma oggi non si crede alla salvezza. Non è bisogno di parlare della vita eterna, eppure dobbiamo tutti fare questo passo della vita eterna. Dio ha trasferito l'eterno nella storia degli uomini attraverso il mio sì. Vuol dire che noi apparteniamo all'eternità, vuol dire che noi siamo stati salvati con il sì di Maria tanti anni fa, quando lei disse il suo sì, che sarebbe diventata per volontà di Dio madre di Gesù e madre nostra. Ma la Madonna, c'è un lamento a questo punto, un lamento. Ma ora, dice, lo spirito di ribellione a Dio ha sedotto l'umanità, conducendola a godere delle più ignobili trasgressioni. E questo deve farci pensare, deve farci meditare. Ma già lo sappiamo, come è fatto il mondo e come cammina il mondo. Le trasgressioni che la Madonna parla, sappiamo quali sono. Ecco allora che il mondo gode di queste trasgressioni, e sono le più ignobili, perché portano alla morte. Il Dio è il Dio della vita. La morte non appartiene a Dio, appartiene a qualche altro, che si chiama Satana e che oggi il mondo sta servendo come nessuno altro. Oggi il mondo sta servendo Satana come nessuno altro, e ci dimentichiamo di quello che è avvenuto per noi nel Calvario, nella Pasqua e nella Risurrezione. Ma poi la Madonna dice: Dio interverrà per riordinare ogni cosa, perché lo sfacelo causato si chiama appunto devastazione e morte. Dio interverrà. Come interverrà Dio? Certo, Dio non viene per disfare tutto, viene per riordinare tutto. È il segno che abbiamo disordinato tutto, che abbiamo messo in disordine il mondo. Ed è proprio la morale che manca, sono proprio i valori che mancano, sono le cose essenziali, gli ingredienti essenziali per poter vivere. Senza questi ingredienti, fratelli, il mondo non può andare avanti. Senza la morale non può andare avanti il mondo. Senza le belle cose il mondo si ferma. E la Madonna parla proprio di questo. Io credo che siano parole che dobbiamo meditare profondamente. Credo proprio che oggi non abbiamo sbagliato a parlare durante il meeting di una evolversi pericolosa per il nostro mondo. E questo è molto vicino. Quando lei dice: io soffro per voi, e ci chiede: perché non vi accorgete noi, non soffrite con me per tutto quello che sta succedendo? Io credo, fratelli, di non spaventare nessuno, ma sta avvicinandosi la più grande catastrofe di tutti i tempi, e questa non voluta da Dio. Ecco perché Madonna piange, perché è voluta dagli uomini, procurata dai troppi peccati di tutti i giorni, e più volte da peccati dei cattolici, cristiani battezzati. Non lasciatevi ingannare del mondo, già con i vostri occhi vi accorgerete di quello che sta succedendo nel mondo. Tutto questo è stato annunciato per tempo. E la Madonna dice: perché vengono derise le mie parole? Cosa non ha detto la Madonna in questo luogo? E quanto non è stata presa in giro da noi e dagli uomini? Ho detto oggi: non abbiate paura, perché la Madonna stasera ti dice: non vi abbandonerò. Ma ci dice anche che tutto è stato annunciato
e Dio voleva dirvi prima che tutto avvenga. Non possiamo certamente, fratelli, sorridere con queste parole. Io spero che le nostre menti, i nostri cuori siano sconvolti da queste parole, perché solo se l'uomo sarà sconvolto da queste parole cambierà vita. Ve le dice, piango per i vostri peccati. Quanti peccati contro la famiglia, contro la vita, contro la Chiesa. Quanti peccati contro i figli. Quanti peccati con i nostri divertimenti. Dobbiamo avere paura del peccato. Ma sappiamo oggi cosa vuol dire peccato. Tre quarti dell'umanità non sa cosa vuol dire peccato. Ma la nostra coscienza lo sente il peccato. Lo avverte il peccato. Lo soffre il peccato. Figli miei, siate una grande famiglia, la Chiesa. Più che mai oggi dobbiamo essere uniti al Papa. Una sola spiritualità per vivere in essa, l'unico spirito dell'amore, che renderà sapiente ogni mente e santo ogni cuore. Trasformerò in lode le vostre preghiere. E questo lo dobbiamo fare, fratelli. Non pregare per piccole cose che non serve, che sono colpe dei nostri peccati, ma lodare Dio, il padrone della vita, il padrone dell'universo, che sta vedendo la distruzione sotto i suoi occhi, causata dalle sue creature, da coloro che lui ha dato la vita e ha dato la gioia. E perché noi tacciamo, fratelli, di fronte a questo grande disastro? Perché accettiamo e tacciamo? La sofferenza di Maria, dice, dite a tutto il mondo, fate conoscere la mia sofferenza. E quando una mamma piange, fratelli, noi dobbiamo piangere con la mamma. Piange con me, Gesù, per la grande indifferenza degli uomini. Ogni animo lui vede, ogni cuore vede, ma i cuori, gli animi sono lontani da lui. Rimani lì vicino. La mia voce non basta al richiamo. Le sue lacrime bagnano questa umanità arida. Oh, piangerà, si piangerà questa generazione superba dal cuore indurito. Ascoltatemi, figli miei. Da lontano 88, siamo ormai il 2000, questa generazione sta piangendo. Tante lacrime, troppe lacrime, fratelli. Ma ancora nell'86 la Madonna diceva, ed è un'altra questione, ma è la stessa questione, è lo stesso argomento, è la stessa attenzione del cielo che vuole che accogliamo. Quando la Madonna, durante l'apparizione della chiesetta di San Martino, disse, figli miei, quante belle case avete, quanta ricchezza, quanti spazi, quanti bei vestiti, quante macchine, quante automobili. Cosa ne fate, figli miei? Cosa ne fate se uccidete i vostri figli? E qui la Madonna si ferma, ti guarda e poi riprende. Io vi dico, fra non molto tempo vedrete nella vostra patria, nella vostra Europa, entrare tanti extracomunitari, tanti, tanti, e ne stiamo vedendo tutti i giorni entrare, e prenderanno il posto dei vostri figli che avete ucciso. E la Madonna se ne va piangendo. E oggi nessuno più, in buona fede, può sostenere che l'aborto non sia realmente e pienamente un omicidio. Ciò che ci deve preoccupare è la sorte di chi ha uccisi, chi li ha uccisi, e di chi ha sancito con tanta disinvoltura la legge che permetterà di ucciderli. Non è, cioè, su di loro che dobbiamo piangere, ma sui nostri peccati. Se c'è Dio, come noi crediamo, c'è un al di là. E se c'è un al di là, un giorno qualcuno dovrà sostenere lo sguardo triste di questi agnellini condotti anzitempo al macello. Dio allora abbia misericordia di chi dovrà sostenere quello sguardo. Essi sapranno bene in quel giorno
chi ha colpa nella loro morte e chi no, chi ha agito per disperazione e chi con fredda lucidità, assecondando l'istinto del male, opponendo la causa del partito davanti a quella di Dio e delle coscienze, ponendo la causa del partito davanti a Dio e davanti alle coscienze. E l'Italia e l'Europa sta facendo questo. Come si può arrivare a questa forsennata morale da parte di popoli che hanno sempre fondato i loro codici sul principio quinto, non ammazzare? Forse c'è alle spalle una lunga catena di cedimenti nel rispetto della vita, guerre a non finire, sfruttamenti dell'uomo sull'uomo, violenza, non ultima delle quali quella dell'uomo sulla donna. Poi c'è quel singolare equivoco che si è verificato anche tra noi all'interno di forze dichiaratamente atee e materialistiche. Si elaborano argomenti a giustificazione in favore dell'aborto, che suppongono il rifiuto netto di Dio, autore e vindice della vita umana. Quando però tali ragioni giungono alle orecchie dei credenti, questi, come narconizzati dalla propaganda, non fanno caso se tali argomenti vengono da gente che condivide la propria visione della vita, ma solo se vengono da gente che condivide la propria ideologia politica. Così la politica viene anteposta tranquillamente alla fede e alla coscienza, e senza accorgersene si sposa la causa dell'ateismo e del materialismo. Allora c'è da combattere, perché un mare nascosto oggi sta interrompendo il progetto di Dio. Facciamo il possibile, fratelli, che vengano cancellate molte leggi nella nostra Europa. Io vi assicuro che non troverà pace questa Europa, non troverà tranquillità, non troverà più progresso finché non saranno cancellate quelle leggi di morte che ogni giorno operano contro Dio e contro i figli di Dio. È grave la situazione, fratelli. Questa è la gravità che viviamo oggi nel mondo, e noi ne siamo responsabili, perché facciamo finta di non vedere, approviamo tacendo, non facendo nulla per cancellare queste leggi, che sono leggi che interrompono il progetto di Dio, che hanno chiuso la strada e gli occhi a milioni di bambini che non vedranno mai la luce. C'è l'inferno, fratelli. Guai a chi dice che non c'è l'inferno. C'è l'inferno, e queste persone andranno all'inferno, ma dobbiamo dirglielo. Dobbiamo gridarlo, perché lo sappiano che c'è l'inferno. Chi uccide l'uomo uccide Dio. Quando stamattina abbiamo detto che la Madonna sta costruendo il suo esercito, ecco i soldati dell'esercito di Maria. Questa folla oggi siete voi l'esercito, i soldati di Maria. E quindi c'è da combattere il nemico. E il nemico si chiama Satana, si chiama demonio, che oggi è entrato in tutti gli ospedali del mondo, che è entrato in tutte le istituzioni e ha indemoniato molti capi di Stato, molti governanti sono stati presi da lui. Ma noi non ci accorgiamo, non siamo capaci di leggere i segni dei tempi. Mai, dice la Madonna, nessuna generazione ha peccato gravemente come questa generazione. Non solo per i peccati che commettiamo, ma perché dice: avete inventato un peccato nuovo, che è quello di approvare il peccato, giustificarlo e fare leggi che lo approvano. Non possiamo più tacere, fratelli. Per questo appare la Madonna, per farci forti, per dire basta a questo mondo, basta contro la vita. Se siamo di Dio siamo per la vita, perché la vita è stata creata da Dio. Guai a noi se veniamo meno da oggi a questa consacrazione. Essere cristiani vuol dire difendere Cristo, la sua legge. Sappiamo che commettiamo tanti peccati, lo sa anche Gesù, lo sa quanto deboli siamo, quanto poveri, ma non è questo il peccato cattivo, è quel peccato nuovo che approva il peccato, che lo giustifica e quindi annienta il comandamento di Dio. Le mie parole non bastano, diceva Maria, le sue lacrime bagnino questa umanità arida, arida, bagnino questa umanità arida. Poi disse: piangerà questa generazione dal cuore indurito, piangerà. Ci sono delle conseguenze, fratelli, sempre. C'è la prigione per chi uccide, c'è la galera,
ma questa galera viene data a coloro che uccide l'uomo. C'è una parte di uomo che uccide l'uomo che non viene nemmeno condannato. Ma Dio tiene conto, Dio sa condannare il momento giusto. E Dio non voglia che, noi non vorremmo che tutto il mondo soffrisse per quello che stiamo facendo in questa generazione. La vita, figli miei, la vita, il rifiuto alla vita è il più grave peccato, grave tormento nelle anime procura ciò. Sì, figli cari, questa generazione assisterà e parteciperà alla rovinosa conseguenza che l'Europa subirà per aver tradito Dio. Per aver tradito Dio. Poi la Madonna ci benedice, benedico quanti difendono il grande dono della vita. È una grave colpa che ci siamo addossati tutti, soprattutto in Europa. Abbiamo tradito Dio. Non solo offeso Dio, non solo peccato contro Dio, ma tradito Dio. Dio che si è fidato di noi e ci ha messo vicino i nostri fratelli, ma non solo, più ancora, ci ha dato la possibilità di diventare padre e madre, cioè collaboratori diretti al suo amore, perché lui ci mette l'anima, la vita, noi mettiamo il corpo, e lo abbiamo tradito. Non abbiamo accettato di collaborare con lui. Migliaia, milioni di donne e di uomini hanno accettato, hanno preferito la morte dei loro figli per non avere conseguenze magari di mantenerli o preoccupazioni della famiglia. E questo la Madonna dice è un tradimento contro Dio. L'Europa ha tradito Dio, sta tradendo Dio. Una patria unita così da tante nazioni, da tanti paesi messi insieme che si chiama Europa, fratelli, non può continuare con questo peccato e non può continuare a inventare leggi, a fare leggi che vanno contro la vita, come quella della manipolazione genetica, ma anche quella dell'eutanasia. E purtroppo assistiamo a quello che aveva detto 10 anni fa la Madonna, voi vedrete, avverrà questo. Un giorno la Madonna disse, quando assisterai all'approvazione della legge dell'eutanasia, allora saremmo arrivati al punto cruciale. Allora capiterà e voi vedrete con i vostri occhi quello che dovrete subire. Non è castigo solo di Dio, fratelli, aver tradito Dio, ma è una conseguenza del peccato stessa di come abbiamo agito e ci tradiamo da soli. Ci tradiremo da soli, ci siamo traditi. Se la Madonna ci ha benedetto, dice benedico quanti difendono il grande dono della vita, noi vogliamo essere tra questi, per non perdere questa benedizione. Vogliamo essere insieme i difensori della vita. E siamo i difensori della vita, perché noi ci siamo messi insieme, abbiamo costruito un'associazione, ci troviamo spesso davanti agli ospedali per pregare, ma dobbiamo fare ancora di più. Proposte positive da fare i cristiani ne hanno, a cominciare dalla prima e più urgente di tutte, che è educare a una migliore conoscenza e valorizzazione della propria sessualità. Ma molti sono spinti a ricorrervi da gravi situazioni sociali. Questi ultimi dobbiamo imparare a capire, prendendo sul serio il problema della casa, della disoccupazione, delle ragazze madri, capire per aiutarli a non dover ricorrere alla soluzione estrema dell'aborto. Se la politica della casa riguarda soprattutto i governanti, chiunque tra noi può trovarsi a dover affrontare nella propria famiglia il problema di una ragazza madre. È lì che si deve vedere
se due genitori sono davvero cristiani, se tengono più alla vita o alla cosiddetta buona reputazione. Dobbiamo fare di più e forse farlo in modo nuovo, sia come credenti che come cittadini. La preghiera deve essere il segno che noi non cerchiamo di prevalere sugli altri, ma solo sul male. Il mondo deve avere oggi la speranza che è lei, e ci invitiamo ad avere la sua speranza per un futuro, per una storia migliore. Ci sarà, sì, un tempo che chiude questo tempo di errori e di orrori, e per questo siamo invitati a pregare, perché gli uomini capiscano che devono obbedire al comandamento di Dio, ai precetti della Chiesa e comportarsi come il Signore ci ha insegnato. Ma dice anche delle belle parole quando dice: siate pronti ad accogliere il tempo nuovo migliore. C'è un tempo nuovo migliore che ci aspetta. Il nostro movimento, tutti i movimenti che sono sorti con la Chiesa, stanno preparando questo grande tempo nuovo. Non sarà certamente domani mattina, ma è un tempo che è già incominciato con noi. Tocca a voi ora dare la garanzia di serietà, di meditazione, di disponibilità alla grazia del Signore. Beato chi sa agire sempre alla luce di Dio e nella provvidenza delle realtà divine. Poi dice ancora: beato chi è aperto a Dio e non rifiuta ciò che è di Dio. Dio vuole rivelare al mondo tutta la grandezza, l'epifania della madre sua e, no, e vostra. È un grande dono d'amore. Siatene coscienti che assunta vivo in anima e corpo nella vita ineffabile ed eterna di Dio. Io sono l'Immacolata dell'amore e conosco il segreto della vita che vi conduce a Lui. Grazie perché avete percepito quello che la Madonna vuol dirci, quello che la Madonna vuol fare anche attraverso di noi. Cercheremo di dire sì sempre, un sì totale, un sì pieno, perché lei ha bisogno del nostro sì, perché si realizzi quel progetto che noi non conosciamo ancora, ma che lei conosce. È un progetto molto ampio e grande, che lei l'ho appena accennato, ma ha fiducia anche in noi perché si realizzi. Sono cose che vedremo nei prossimi, nel prossimo futuro, ma che sono così belle e così grandi che si meraviglieranno, e avremo anche la gioia di dire: non ho pregato per nulla o per niente, ma si è realizzato quello che speravo, quello che la Madonna voleva. Ecco, ce l'ho messa tutta, ho faticato, ma ho offerto, sofferto, ma siamo raggiunti a quello scopo che la Madonna voleva che raggiungessimo. Ecco, ci sono tante cose da dire, fratelli, ma stasera è fatica così parlare questo momento così sublime, così di calma. Mentre lei è ancora qui in mezzo a noi, sentiamo le sue parole, il suo eco delle sue parole, e vogliamo portarle con noi lungo questo monte fino a casa, per poter che rimangano dentro di noi anche domani, dopodomani, e che non ci lasciano più. E facciamo nostre queste ultime parole dicendo: coraggio, figli miei, rimanete sempre uniti a me ed io vi accompagnerò dove io vivo. Stringendovi tutti a me, vi benedico. E noi sappiamo dove lei vive, dove anche noi vivremo, perché lei vuole che viviamo con lei, ora e per sempre.